pelle. Really? Yes. Io. Vabbè, non è successo. Arrivederci. Tu maschio che stai guardando questa cosa, questo video, un modo per mettere a proprio agio la ragazza sicuramente è quello di non velocizzare i tempi. Ecco, bravo, bravo. Non avere fretta. Siamo noi che stiamo per ricevere qualche cosa, ok? Un'altra cosa che vorrei dire, un altro consiglio che vorrei dare alle ragazze. Fatecela sudare. Dun, 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 dun. Facciamo partire la sigla. Welcome or welcome back to my channel. Oggi sono con un ospite. Lui si chiama Yves, in arte Yves the Male. Oh yeah, baby. Vi metterò poi tutti i suoi link, riferimenti sul box informazione qua sotto. Qua sotto. Non so mai dove. Chi è che fa parte della community da un po' di tempo sa che per Halloween abbiamo fatto anche una collaborazione insieme. Infatti lui è il produttore che ha fatto tutte le strumentali super mega cool di quel progetto. Quindi poi se siete curiosi di sentire la sua musica, basta che andate sul suo Instagram, sul suo YouTube anche hai? Instagram, ragazzi. Ok, Instagram. Meglio Instagram. Sempre il link qua sotto. Ok, sempre il link qua sotto e poi mi dirai quello che vuoi che io metta. Oggi siamo in tema ovviamente San Valentino, quindi parliamo di un argomento molto importante che volevo condividere insieme a Yves per dare anche un punto di vista maschile. Però mi dimenticavo di una cosa. Yeah. Che cosa? Se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Qualche giorno fa una ragazza di... quanti anni aveva? 13? 13 anni. 13 anni sì. mi ha mandato un DM sulla pagina Instagram Loretta Grace, dove mi ha raccontato una dinamica un po' particolare, quindi ho deciso di parlare di questo, ossia la prima volta. Quando secondo noi una persona, una ragazza in questo caso, dovrebbe farlo. E poi racconteremo anche un po' di dinamiche in merito anche a quello che fanno i maschietti a quell'età. Darò anche dei consigli ai maschi per come affrontare anche la prima volta, anche perché è comunque una cosa importante anche per il maschio. Esatto. Innanzitutto, secondo te una ragazza di 13 anni la prima volta come la vedi? Tipo se avessi una figlia. Se avessi una figlia non glielo farei fare fino a tipo 70 anni. Praticamente no. Ho capito, ma tanto sai che la società purtroppo... Sì, lo so, prima o poi deve succedere. Effettivamente, però 13 anni mi sembra un po' presto. Anche secondo me. Un po' presto. Anche perché comunque siamo nel periodo della piena pubertà, quindi no, ci sono dei ormoni che impazziscono, non si è bene lucidi su quello che si fa. Anche perché poi potrebbe diventare un po'... una farlo per moda, tra virgolette moda, o comunque per sentirsi, no, parte di un gruppo, magari vedi tutte le tue amiche che lo fanno e quindi dici anch'io vorrei. Mi capitava anche a me sinceramente quando ero più piccolo, però io non sono una donna, sono maschio, però c'è questa cosa qua anche nei maschietti, nel senso che comunque quando i tuoi amici iniziano ad avere le prime esperienze eccetera, magari non rapporto completo, però le prime esperienze, tu ti senti un po'... Io poi ero super timido da piccolo, quindi ero un po' escluso da quel gruppo di fighi, no, eccetera. E anche io dicevo, cacchio, però io vorrei fare questo, vorrei fare quello, vorrei... Però guardandolo da adesso mi sembra un po' troppo presto, tu cosa ne pensi? Sì, anche secondo me è troppo presto. Io ho perso che avevo 16 anni e mezzo. E se avessi una figlia mi piacerebbe che anche lei la perdesse più o meno a quell'età. È ovvio che poi... tutte le cose sono soggettive, se capita a 15 invece che a 16 non succede niente, però 13 è veramente troppo presto. Sì, assolutamente. Poi, come dicevi te, è una questione anche di sentirsi pronti, no, per una determinata esatto. cosa. Cioè, soprattutto le ragazze, non sentitevi in obbligo se i vostri ragazzi, perché noi a quell'età là siamo delle teste di c***o. Siamo sempre un po' delle teste di c***o. In verità, fino alla fine dei nostri giorni, però soprattutto a quell'età lì siamo un po' in preda anche noi agli ormoni della pubertà e quindi tendiamo probabilmente a, non tutti per carità, però a spingere un po', a forzare un po' le cose, ad anticipare un po' i tempi, però se il vostro ragazzo vi ama veramente saprà aspettare.
Che poi allora noi diamo per scontato che queste due persone stiano insieme, però a volte succede anche, magari in un contesto di scuola anche, che ci sono un ragazzo e una ragazza che si piacciono e lui insomma gli fa pressioni, però magari si frequentano e basta, eh. Bisogna avere anche un contesto, cioè sarebbe meglio che le due persone fossero innamorate. Sarebbe meglio, assolutamente, anche perché la prima volta è prima e unica, nel senso che no, aspetta, nel senso che non è unica, perché dopo si presuppone che poi dopo continui questo viaggio infinito verso la scoperta del corpo. Comunque, no, la prima volta è prima e quella volta lì rimane per sempre. Non sempre si ricorda la prima volta Tu te perché la ricordi? io me la ricordo la mia prima volta, ho dei buchi, ho dei vuoti. Ho dei vuoti di memoria, cioè nel senso che non mi ricordo esattamente tutto, 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 tutto. Però sì, qualcosa mi ricordo. Diciamo che, I wasn't that good. The first time I wasn't that good, actually. Perché, però adesso si inverte. Quindi scrivetemi DM. Link sotto, Instagram. Io mi ricordo la prima volta non è stato. Ma cioè, veramente, la prima volta non è mai qualcosa di memorabile. Perché, ripeto, una scoperta, no? Quindi sì. Ah, e poi. È una scoperta, sì, assolutamente, scoperta. Comunque, io volevo dire prima che io ho detto che secondo me l'età giusta è 15-16 anni, però questo non è che vuol dire che uno lo deve fare a quell'età, eh. Cioè, se lo vuoi fare più tardi, va bene. Per me diventa un po' uncomfortable quando si parla di adolescenti di 12, 13, 14 anni. È ovvio che uno ha gli stimoli, gli istinti, tutto quello che vuoi, però cioè, c'hai tutta una vita, no? Per fare poi tante cose. Esatto, sarebbe meglio aspettare, soprattutto se foste mia figlia, come ho detto prima, vi farei mai, mai, never. Però comunque c'è anche da dire questo, cioè nel senso che nella nostra società, no, quindi italiana, europea, eccetera, quell'età là è molto, molto presto. Se andiamo in Africa, diciamo che ci sono anche ragazzine che a 12 anni, eccetera, sono mogli, spose, eccetera. Però sta un po' tutto a... Ah, ma diciamolo che sei afro-italiano, no? Quali Sì, sono le tue origini? Alto Atesino. Sono veneto, vengo dal Veneto, misto serbo-croato e quelle cose lì. No, in verità vengo dal Togo, Togo, come i biscotti. Lo dico sempre perché la gente di solito associa il Togo ai biscotti e dice, ah, però in verità non è che capisce da dove vengo, quindi capisce i biscotti, capito? E quindi dico, vengo dal Togo. Togo, bellissimo paese. Yeah, Ok. giusto. E quando è l'ultima volta che sei andato là? 15 anni fa, infatti ci Ok. devo tornare. Mia mamma mi dice sempre, cioè, quando è che torni, quando è che vai, quando è che vai, quando è che vai? Io, cioè, nel senso è molto bello come paese, come posto, però vabbè, in questi anni qui, anche a livello di vacanze, ho preferito andare in altri posti, però probabilmente l'anno prossimo ci tornerò. Ok. Sì. Allora, chiudendo questa parentesi, tornando all'argomento, abbiamo detto per l'appunto che secondo noi, insomma, 13 anni è troppo presto. Assolutamente sì. Ok. Abbiamo detto perché gli uomini insistono tanto, anzi, i ragazzini, perché sono dei ragazzini. È vero, dai, sono piccoli, sono piccoli. Sono piccolissimi, assolutamente. No, però lo stavi dicendo, cioè, nel senso, ma devo difendere la parte maschile di noi, perché anch'io quell'età lì, cioè, in preda. La pubertà maschile, ragazzi, è una cosa incredibile. È una cosa. Perché? Perché ogni volta. Cioè, siamo in un momento in cui ci basta vedere qualsiasi cosa. E, cioè, dentro di noi si scatena un vortice ormonale. Non so se voi avete lo stesso tipo di sentore quando avete, tipo, la fase del ciclo, eccetera, eccetera, comunque vi viene a quell'età lì, no? Tu come l'hai vissuta il momento della pubertà? O Ma ti sei allora, io preparata? ho un passato particolare, nel senso che quando andavo alle elementari, mia mamma si è accorta che stavo sviluppando troppo in fretta. Quindi ho dovuto fare una cura di punture che è durata tra l'altro parecchi anni e subito dopo che l'ho interrotta, più o meno forse in terza me seconda, terza media, mi è venuto subito il ciclo. Stai sviluppando il seno? Sì, tipo io a 6 anni già avevo il seno, non era normale. E mia mamma ricordo che è andata dalla pediatra e gli ha detto: guardi, secondo me questa cosa non è troppo normale. E quindi niente, poi hanno fatto insomma dei test, degli accertamenti e sì, avevo questo problema che sinceramente non so a livello di terminologia medica che cosa avessi, però una volta che io ho terminato questa cura, subito mi sono arrivate le mestruazioni, quindi
diciamo che il mio processo di sviluppo è stato un po' diverso, magari, Modificato, diciamo. sì, è diverso rispetto magari a una ragazza che sviluppa in modo naturale. Quindi non so darti la mia esperienza. Certo, cioè di come, però vabbè, anche dopo quando ti è venuto il ciclo, eccetera, quando sei entrata nella fase di pubertà, voluta o non voluta, come ti sentivi dentro, ti ricordi? Cioè, come, Poco. poco? Mi ricordo poco, mi ricordo poco, però sì, è ovvio che in seconda, in terza media, sai, ci sono i primi bacini, le prime cose, i primi flirt. Il problema è che io poi da piccola sono sempre stata un po' l'ultima a fare le cose, capito? Cioè, quando io ho detto il bacio per la prima volta, tutti i miei amici e le mie amiche l'avevano già fatto. Sì. Quindi io ho sempre vissuto un po' le cose, oddio, io sono la sfigata di turno, però in realtà a volte bisogna anche, cioè, pensare che potrebbe essere figo essere tu l'unica a non averlo fatto. Esattamente, infatti quello che dicevo prima, no? Cioè, quindi fare determinate cose per sentirsi parte di un gruppo di amici che hanno già tutti fatto una certa esperienza, altrimenti poi ti senti escluso, lo devi fare per forza, eccetera. No, io ho avuto l'esperienza più o meno simile alla tua, cioè da piccolo ero molto condizionato mentalmente e psicologicamente dal mio peso, ero molto grasso, non mi piacevo, vivevo una situazione molto difficile con il mio corpo e quindi c'erano tutti i miei compagni di classe che invece erano quelli fighi, no? Che frequentavano le compagnie così, c'erano un sacco di ragazze, eccetera, ed è per questo che mi sono messo a fare musica. Per conquistare le ragazze. Non è vero, c'era il mio professore di musica che diceva, cioè suona la chitarra Ivo perché ti arriveranno un sacco di ragazze. Io suonavo la chitarra, si baciavano gli altri mentre suonavo la chitarra io. Sì. Hello darkness my old friend. Io mi sentivo veramente escluso, volevo anch'io, dicevo, anch'io vorrei avere un sacco di ragazze, fare questo, fare quello. Poi però ho detto io, you know what? No, I don't need that, I don't need that. Lo farò quando sarò pronto. Però non era una cosa che facevo, cioè, quando non riesci ad arrivare a qualcosa, no, dici, ah, no, vabbè, fa niente, non mi interessa. No, però ho preso veramente coscienza di questa cosa qua. Infatti, quando l'ho fatto è stato super nice. Beh, te lo godi di più perché allora, se tu lo fai perché senti la pressione comunque della tua comitiva, è un qualcosa che tu comunque fai che è dipeso da altri individui, non è una cosa che vuoi fare tu veramente al 100%. È una scelta molto ponderata, una scelta che va fatta in maniera responsabile e consapevole, sempre con le giuste precauzioni, mi raccomando, ragazzi. Assolutamente, come dicevamo prima, se c'è del sentimento di fondo è ancora tutto più bello, perché c'è una differenza effettiva tra fare, perché se fai l'amore con una persona che veramente ami, eccetera, è tutta un'altra cosa, ragazzi. È completamente un'altra cosa. Nonostante la prima volta, però, non sapete cosa state facendo. Io non sapevo cosa stavo facendo. Cioè, o meglio, sì, lo sapevo. Non ci vuole tantissimo. Nel senso che non ci vuole un tutorial, capito? Però, effettivamente, la prima volta è sempre un po' così, sei un po' impacciati. È la prima volta che fai qualcosa, no? Nessuno te l'ha insegnato. Magari avete visto qualche video, avete visto qualche, ve l'hanno raccontato, eccetera. Però la prima volta è una sensazione strana, anche perché probabilmente sei più concentrato a cercare di non sbagliare. Ah, Cioè, io mi ok. sentivo così. Cercavo di non sbagliare. Sbagliare, dicevo, ma starò facendo giusto, cioè, starò provando piacere, cioè, mille cose nella testa più che godermi il momento. Quindi, se vi posso dare un consiglio sulla prima volta, state tranquilli. Tanto alla fine, ripeto, quello è, cioè, non è che bisogna Beh, non è che fare, si nasce no, si imparati. lascia Ecco, imparati, quindi c'è sempre quindi, la prima volta per tutto, anche esatto. per questa cosa qua. Godetevi il momento, that's it, that's all. Non state là a pensare troppo a miliardi di cose, anche perché sennò dopo potrebbero, soprattutto i maschi, se cominciano a pensare a quello che è successo. I didn't do that. No, non è successo. Ok. Però sì, godetevi il momento assolutamente, perché poi dopo cosa ridi? What you laughing for? No, Why? perché a me una volta è successo che c'era poverino questo ragazzo, non diciamo nomi, ok?
che sì. mi corteggiava. Sì, tu che stai guardando in questo momento. No, sì. Non si guarda sicuramente i miei video, assolutamente. Comunque, in ogni caso, quando poi, perché poi lui ci provava talmente tanto che poi le mie amiche dicevano: ma dai, poverino, dagli una possibilità. Che poi allora era un ragazzo bellissimo, top, però non lo so, aveva qualche cosa che, non lo so, non mi sconquifferava, ok? Tipo? A pelle. Mi sembrava un po' un lover. Latin lover. Yeah. E quindi non volevo dargli la soddisfazione di essere stata una sua conquista. Ah, ho capito. Capito? Vai, ci sta, ci sta. Io me la vivevo un po' così, invece poi lo vedevo proprio che, cioè, ogni mattina mi mandava il buongiorno, tutte cose. E quindi poi alla fine ho deciso di uscirci, di dare la possibilità, ok? E poi quando è arrivato il momento... Really? Yes! Io sì, perché, cioè, era talmente... carico e... no? Secondo me era talmente che non ci credeva che finalmente stava succedendo, che si è preso male. E quindi anche quei casi lì, cioè, le donne sono un po'... ci sono diverse correnti di pensiero. C'è chi si offende, tipo le donne pensano: ah, ma sono io il problema, c'è qualcosa che non va. Ma io generalmente cerco sempre di tranquillizzare la persona, perché poi comunque ne va a tuo discapito, bubukiri. What the fuck? Comunque non è colpa nostra, è colpa della nostra testa. Lo so, però... Esatto, per quello fai bene tu a tranquillizzare. Beh, sì, cioè se tu non tranquillizzi la persona, non so perché c'ho questo sorriso assurdo della faccia, forse per l'argomento. Comunque, fatto sta che bisogna tranquillizzare, bisogna cercare di mettere a proprio agio il proprio partner o la propria partner, perché adesso noi siamo eterosessuali, però... magari c'è un pubblico da casa che ci guarda, non dobbiamo dare per scontato che comunque il rapporto sia assolutamente eterosessuale. Quindi sì. Però sì, anche se appunto un rapporto eterosessuale, anche il maschio deve mettere a proprio agio la propria donna o comunque la propria partner. Questo è molto importante. Ecco, specialmente poi in un contesto della prima volta, ecco. You better talk. I'm a talk. What you want me to talk? You better tell guys what they don't have to do with women. Assolutamente, esatto, perché c'è una grande misconception, o comunque, come posso dire in italiano? I don't know, a volte non mi vengono i termini in italiano. Fraintendimento? Falso mito. Fraintendimento. Sì, falso mito. Diciamo che c'è un falso mito, o comunque... i maschi tendono a pensare cose che in verità non sono così nella realtà, a comportarsi in un certo modo che nella realtà invece non è così. Soprattutto quando si tratta di rapporti. Diciamo che, allora, chiaramente fisicamente la donna è più predisposta ad una, nonostante fisicamente ad un'apertura, però ad una chiusura in determinati contesti. Quando si sentono in ansia, non sicure, non protette, eccetera, il loro fisico reagisce in quel modo lì e quindi non sentendosi sicure, protette, tranquille, eccetera, il rapporto viene vissuto come un microtrauma. Ho conosciuto varie ragazze che hanno vissuto dei microtraumi, no, per il quale dopo vivevano il rapporto in maniera non positiva, non bella, non come qualcosa di piacevole, anche perché comunque siamo tra i pochi animali sulla terra a poterlo fare per piacere, no? E quindi deve essere vissuto come un momento appunto di piacere, di, certo. Di conoscenza, eccetera. Tu maschio che stai guardando questa cosa, questo video, un modo per mettere a proprio agio la ragazza, secondo me, è quello di sicuramente quello di non a velocizzare i tempi. Ecco, bravo, non avere fretta, ok? Ecco, perché comunque c'è, cioè... siamo noi che stiamo per ricevere qualche cosa, ok? So you better get it. No, nel senso... comunque, no, esatto, non a velocizzare i tempi, e sono anche un sacco di cose che si possono fare. Perché comunque, cioè, è una cosa di cui la donna ha molta paura. Per noi è diverso. We're about to receive something and something is going to break. Ah, yeah. So... You better be gentle and kind and have respect.
Esatto, assolutamente. Molto rispetto. Hai detto una parola molto giusta. Rispetto della donna. Perché comunque non sono un oggetto del nostro piacere, giusto? Quindi, cioè, non bisogna essere egoisti. Assolutamente no. A me è capitato che l'anno prima che lo facessi per la prima volta si era creato tipo una situazione con il mio ragazzo che stava per succedere. E lui ha fatto due o tre cose che non mi sono piaciute. E lui ha detto anche una frase che non me la scorderò mai, che non posso dire, che te la dirò poi. Ok. O magari la scrivo anche qua sotto nei commenti. Anzi no, nel box in descrizione. Comunque con quella frase lì mi sono irrigidita, ho detto no. Cioè non esiste. E infatti poi ha patito un anno, poi è successo l'anno successivo. Oh, un'altra cosa che vorrei dire, un altro consiglio che vorrei dare alle ragazze. Fatecela sudare. Ecco! Se volete veramente trattenere il vostro ragazzo, fidanzato, eccetera, don't worry, he gon' wait. Perché chiaramente questo è anche un parametro di valutazione di quanto l'altra persona ci tiene a voi. Esatto. È un modo di scoprire anche un'altra persona e di conoscerla. Ok, è il modo forse massimo dell'intimità, anche perché comunque ci si unisce, no? E quindi, yes, non voglio fare troppo romantico, anche perché non lo sono. Comunque, Are you sure? Così mi hanno sempre detto, non sono molto romantico, sono molto affettuoso in verità. Però cosa stavamo parlando? Io c'ho un mio amico che non so se posso dire. Ah sì, lo dico, tanto alla fine mi staranno guardando, li prendevo in giro anche ai tempi. Però la sua ragazza chiaramente aveva determinati valori molto giusti, molto corretti, e non voleva assolutamente farlo. E lui ha saputo aspettare bene. Ben forse 3 anni. What? True story, I'm telling you the truth. Forse 2 o 3 anni, però dopo si sono lasciati. No, yeah. Sorry. Nel senso che ho fatto questo esempio qua perché... Ha saputo aspettare. E questa è una cosa bellissima. Sì, no? Ho capito, ma 3 anni sono tanti, cioè... Sì, bisogna farlo santo. Esatto, non fate aspettare troppo. Ma perché quanti anni ha? Cadono le palle a terra e non è solamente un modo di dire. A che età è successa sta roba? No, eravamo più piccoli, avevamo avuto... 21. Ok. 20-21 anni. Però sì, nel senso che sì. Ah, soprattutto voi ragazze che siete molto religiose. Ora, io non voglio giudicare nessuno e non voglio andare ad intaccare la fede di qualsiasi persona. Però se volete rimanere fino al matrimonio, perché dite che lo dice il Signore, leggete la Bibbia. Posso dire questa cosa qua? Certo. Sì. No, nel senso che allora, la religione, anche sotto quel punto di vista lì, è molto bloccante, soprattutto in Italia, perché in altri paesi invece, probabilmente non avendo il Vaticano, non avendo una cultura cattolica cristiana così fondata, radicata, non ci sono determinati tabù. Però se avete determinati tabù, eccetera, perché pensate che sia giusto a livello religioso, ecco, informatevi anche sotto quel punto di vista là, solo questo, senza andare a dire non fatelo, cioè, nel senso, se volete rimanere fino a un matrimonio perché è una vostra cosa, fatelo, true story, però sì. I just wanted to tell this. Ho avuto anche delle ragazze che volevano restare fino al matrimonio, però poi i loro comportamenti non erano molto coerenti. Ecco, e quindi... What do you mean? I cannot say this. Ok, all'inizio esplodersi, spill it right now. No, I cannot spill say it. That. No, you can. Okay. You cannot... This... Allora, questa
è la rubrica Let's Talk About It. Non puoi spillare questo tipo di tè e non dire niente. Però non so al pubblico. Anzi, che ci segue, tra l'altro, cioè... ragazzi, scrivete sui commenti Spill the Tea. Proprio hashtag Spill the Tea. Ah, the truth. Yes. Spill the truth, baby. Spill the truth. Please believe. Anyways, comunque. No, devo dirlo per forza. Yes. Ma perché non so il tuo pubblico poi se... comunque, vabbè, lo dirò. Okay. Beh, se è troppo esplicito non lo dire, però... Vabbè, no, ragazzi, non si può dire. Comunque, in qualche modo si faceva, ecco, ho detto un po' così. Capito, che però è anche peggio, volendo, a livello religioso. Comunque... Sorvoliamo. Che tipo di consiglio ti senti di dare alle ragazze che si trovano in una situazione in cui c'è magari un ragazzo che ti fa pressioni? Non cedete alle pressioni, assolutamente. Assolutamente, se non è una cosa che volete voi. Perché alla fine anche un altro falso mito è che noi uomini abbiamo più pulsioni che delle donne. Probabilmente a livello fisico. What do you mean? No, è un altro falso mito quello che sto dicendo. Ah, ok. Yes, of course I'm saying this because... Quindi, per tornare all'argomento di prima, se non è una cosa che volete voi, perché magari anche la donna che spinge l'uomo e dice... Ok, ci sta. Però altrimenti non cedete alle pressioni del vostro ragazzo, perché, ripeto, se ci tiene veramente a voi, in primis, e non alla vostra amica, allora saprà aspettare. Saprò aspettare come il mio amico. Perché poi spesso succede, purtroppo, che i maschietti, una volta che hanno ottenuto una determinata cosa, se ne vanno via, spariscono, si fanno negare. Quindi è una cosa preziosa, è un fiore che tu hai che non va dato a qualsiasi individuo, a prescindere dalla prima volta, dalla seconda volta. Però proprio perché la prima volta bisogna fare attenzione. Effettivamente non è una cosa che vi ricorderete probabilmente a vita, o comunque, ripeto, probabilmente sarà un'esperienza anche un po' strana di suo, di per sé, perché non sapete cosa state facendo. Però dovete sentirvi tranquilli, e anche perché poi i giorni successivi, appunto, lo ricorderete molto bene, no? Cioè non penserete ad altro praticamente. E quindi cercate di veramente farlo con coscienza. Beh, tipo, situazioni da evitare, località, mai in locali, discoteche, queste cose qua. No, assolutamente no. Bisogna essere sobri. Sì. Questa è un'altra cosa che non abbiamo detto, perché molte persone purtroppo, molte ragazze purtroppo, la perdono anche in contesti di questo tipo. E questo non va assolutamente bene. È ovvio che poi quando si è piccoli non si ha una casa propria, non si ha, per carità, tutto quello che volete, però sì, anche il posto secondo me vuole dire tanto. Assolutamente. Comunque vi ricordo che i vostri genitori possono andare anche alle feste e quindi la classica casa libera, quindi cercate di crearvi delle situazioni di questo tipo qua, non lo so. Però sì, no, assolutamente, i locali, eccetera. I never did that, you know. Me neither. No, are you crazy? What's that? Too special for that. You're supposed to treat me like a queen. Ma siete mai stati in un... Cioè, sì, sicuramente sarete stati nei bagni dei locali, eccetera. Wow, man. I don't know you. Cioè, non so voi, però io... Non riesco neanche a respirare quando ci entro, quindi pensare poi di fare una cosa, no. He's not gonna cooperate, my friend. No, nel senso che, cioè, posso essere, una persona può essere virile quanto vuole, però io in certe situazioni... Mi sono fatti i brividi, lo sai. That smell is crazy, man. Adesso i miei genitori non guardano YouTube, quindi non lo sapranno. Mia sorella sì, però l'altro lo sa già. Una volta le ho detto, Manu, esci di casa. Yes. Ah. O forse ho detto sta in camera tua, qualcosa del genere. No, sta, ho detto, in camera tua. Sta in camera tua. Lei mi fa, che schifo. Chiaramente. Perché ha capito la situazione. Certo, perché sapeva quello che stavo per progettare e quindi mi ha detto così. Però comunque i miei genitori africani... Ecco, parliamo anzitutto poi del... Allora, io per esempio...
Quando io a mia mamma gliel'ho chiesto, gli ho detto: mamma, com'è? Cioè, Cosa gli hai chiesto? E come gliel'hai chiesto soprattutto? Un genitore africano cosa? What you talking about, eh? Un genitore africano? Cioè, lo guardi e dici, ma lui ti guarda così. E tu dici, ok. I'm sorry. No, volevo il biscotto. Ma perché? Allora, praticamente ero a scuola e dei ragazzi stupidi, ok? Mi hanno detto come funzionava, cosa succedeva. Quindi io poi mi ho detto: mamma, guarda che a scuola mi hanno detto questo, lei mi stava facendo il bagno, mi stava pulendo. Mentre mi lavava, io gli ho detto: mamma, ma mi è successa questa cosa a scuola? Io gli ho chiesto se fosse vero, come funziona, che cos'è. E lei mi ha detto: guarda, amore, è vero, me l'ha spiegato a modo suo perché ero molto piccola. E niente. Poi, ovviamente, subito dopo, mi raccomando, please, ma dia dota, Ah, adesso mi conosco il genitore africano. don't do that, eh? You focus on thoughts, eh? Thoughts are most important. You see, man, guys. They will distract you. Boys, they will distract you. Quindi, poi però c'è da dire anche che quando succedeva a mio fratello, tipo io non potevo portare assolutamente nessuno dentro casa, ma mio fratello ovviamente, qualsiasi persona. Va bene. Sì, Eh oh, sì. un'altra figlia. Oh, ma dia dota, eh. What do you want to eat? Are you hungry? Così. Eh sì. Beh, alla fine è un Perché po' tua mamma? così. Non ne hai mai parlato? Non ne hai mai chiesto niente? Io sono sempre stato un po' molto precoce a livello di Don't look What at me like this. No, nel senso che mi sono sempre piaciute le donne, fino a quando avevo tipo 5 anni. Cioè, tipo i miei compagni di classe, no? Di classe, di scuole materne, ai 5 anni, dicevano, ah, che schifo, sai, la solita cosa, no? Che fanno i bambini piccoli, maschi verso le ragazze. Io ho sempre detto, wow. Sì, ho sempre detto, wow, io. Infatti, io ho scritto una poesia per una ragazza quando avevo 6 anni, Davvero? Ma ce l'hai 6 anni. ancora? No, non ce l'ho più la poesia, non l'ha mai letta la poesia. Si chiamava Marta. Non voglio fare troppo romantico, anche perché non lo sono. Are you Comunque, I'm sure? sure. Are you Sì, sure? super Are you sure, guarda. sure? Sì, Are non ce you l'ho. sure? Are Sì, perché mi piacevano già le ragazze da piccolo, ma tanto, 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 tanto. Questo per dire che no, non ho mai parlato con i miei genitori di questa cosa qua, delle pulsioni. Anzi, sono state represse da mia mamma in modi. Una volta mi ha fatto così. Cos'è quello? Cos'è? Ma non lo so, ero piccolo. E mi è partito l'ormone perché. Sì. Stavo facendo il bagno in Africa con mia cugina, la doccia. True story. Sì. Cioè, mia mamma ci stava facendo la doccia, mia cugina era davanti a me, io ero. E mia mamma ha fatto così. Che cos'è? Cioè, nel senso, era andato da solo. Yes. Comunque, Jesus. no, non ho mai parlato con mia mamma. No, Con neanche tuo con mio padre papà, neanche con mio neanche? papà, no, no, neanche. Ok. Però, vabbè, hanno sempre. Anzi, mi ricordo che una volta mia mamma mi disse questa cosa. Anzi, disse a mio padre questa cosa qua. Non mi ricordo che età avevo, forse sì, 17 anni più o meno, no? Che tra l'altro io l'ho persa ai 17 anni per origine. Ci sta. Ci sta. Sì, ma assolutamente, ma io credo che sia Oh, ma totally io fine. giocavo con le Barbie a quell'età ancora. Totally Io non mi fine. vergogno di dirlo, io giocavo con le Barbie. Assolutamente, assolutamente. Poi da lì è stata un'escalation. Vabbè, comunque, lasciamo stare. La mamma disse a mio padre, dobbiamo comprargli perché comunque adesso è un'età in cui potrebbe iniziare a, quindi è giusto che glieli compriamo. Quindi questa cosa è stata una cosa molto saggia. Non me ne hanno mai comprati, me le sono dovute sempre comprare io. Anyways, ragazzi, io spero che questo video possa esservi stato di aiuto.
ringrazio Yves, anzi Yves the Mail, per aver partecipato. Se avete delle domande da fare a lui, ovviamente potete scrivergli su Instagram direttamente, inerenti a questo argomento o anche altre cose, consigli anche magari consigli di natura romantica. Sì. Ok? Io mi sa che secondo me, sai che secondo me ti scriveranno? Ma sì, poi io sono, di solito sono l'amico che dà consigli o comunque, quindi sì, a me fa piacere, mi fa molto piacere parlare, conversare, dare consigli, ascoltare, quindi yes, scrivetemi, yes. E niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video e ovviamente se siete arrivati a vedere il video fino a qui, scriviamo hashtag... hashtag please believe. Ok, se siete arrivati fino a qua a guardare il video, scrivete hashtag please believe. Ciao ragazzi, un bacio. Wow.